È stato un test serio ed impegnativo quello disputato ieri pomeriggio dal Crotone. A San Giovanni in Fiore, con il Cosenza, le prime indicazioni sull'assetto tecnico-tattico dei rossoblù hanno cominciato a dare le prime risposte. E non poteva essere altrimenti. I cosentini hanno dimostrato di avere un impianto di gioco già a buoni livelli, senza sfigurare al cospetto dei crotonesi in diversi frangenti della gara in difficoltà. Ne è venuta fuori una buona partita, vinta per 2-1 dal Crotone, che replicherà il 5 agosto a Lamezia e che per ambedue gli allenatori, come detto, è stata molto indicativa. Ne abbiamo discusso con Menichini. Che indicazioni possiamo trarre da questa prima amichevole di spessore e di livello con una squadra che ci ha impegnati? Sì, è un'amichevole tosta contro un avversario tosto che sicuramente sarà protagonista nel suo campionato. Ci serve questi passaggi per poter arrivare alla Coppa Italia al meglio, quindi ben vengano questi amichevoli, anche se chiaramente le gambe non sono ancora a posto, stamattina abbiamo lavorato ancora, però ecco una tappa d'avvicinamento al debutto in Coppa Italia con la Triestina, quindi direi che abbiamo sofferto a tratti, ma a tratti abbiamo fatto anche giro a palla, abbiamo creato anche buone opportunità, abbiamo fatto anche un buon gioco. Quando siamo riusciti ad andare sugli esterni con queste sovrapposizioni, siamo riusciti a creare veramente qualcosa di buono. È chiaro che voglio di più e voglio che la mia squadra sbaglia di meno, ma questo sono sicuro che con una migliore condizione, sicuramente il cervello è più lucido, sicuramente sbagliamo di meno. Dalla sua risposta ritengo che è soddisfatto dell'atteggiamento tattico della squadra. Sì, direi che sono moderatamente soddisfatto. Gli allenatori non sono mai soddisfatti e io per primo, quindi vogliamo sempre la perfezione, vorremmo sempre vedere giocare la squadra al meglio. A volte l'abbiamo fatto, a volte abbiamo sbagliato qualche finalizzazione, qualche ultimo passaggio e quindi dobbiamo, in questo senso dobbiamo migliorare. La formazione alla quale dovremmo tenere con una certa indicazione è quella del primo tempo. È presto per decidere la formazione. È chiaro che provo, già la prossima amichevole alla Lamezia proverò altri perché mi voglio rendere conto del materiale umano che ho a disposizione e poi sceglierò con calma. C'è ancora un po' di amichevoli, c'è la Coppa Italia, per l'inizio di campionato, per l'inizio di Coppa Italia, campionato chiaramente cercherò di fare delle scelte più appropriate, ma nello stesso tempo è chiaro che le scelte sono mutevoli perché ci sono i cali di forma, c'è una situazione tattica, c'è un avversario. Guardo tutti, cerchiamo di far crescere tutti sotto il profilo atletico, sotto il profilo tecnico e tattico. Devo farle i complimenti perché ho notato che anche i diversi giovani che sono entrati nel secondo tempo hanno cercato di mettere in pratica i suoi dettami tattici, tecnici. Vuol dire che stanno cominciando ad assimilare. È vero, è vero. Ti ringrazio No, è la verità. ti ringrazio. Stiamo cercando di cambiare qualcosa sotto il profilo del gioco. A me piace un calcio più di possesso, dove non viene trascurata chiaramente la profondità. La profondità adesso ce l'abbiamo meno perché non abbiamo gambe, quindi però veniamo a giocare, ci esprimiamo e quando riusciamo a fare questo, insomma, penso che sia anche un calcio piacevole.